Inaugurata la nuova circonvallazione di Muraglia a Pesaro, un'opera strategica attesa da anni che contribuirà ad alleggerire la viabilità cittadina e migliorerà in modo significativo gli spostamenti verso Fano. L'intervento, realizzato da 70 persone tra maestranze e tecnici specializzati, offre alla città una direttrice di collegamento diretto con l'ospedale di Muraglia e permetterà l'innesto del futuro casello autostradale di Pesaro Sud. Da oggi, in pochissimi minuti, si potrà raggiungere dall'estremo sud della città all'estremo nord con grande facilità. È un'opera che aspettavamo da tanto perché libera dal traffico il quartiere di Muraglia. È un'opera sofferta, come ho raccontato, ma finalmente ci siamo, l'abbiamo realizzata e adesso partiranno anche tutte le altre opere che Società Autostrada dovrà fare, compreso il casello. Quindi siamo molto contenti, è stato un lavoro molto tosto e voglio ringraziare tutti i lavoratori di Amplia che davvero hanno fatto un lavoro straordinario, sono riusciti a fare lavori che in anni non si erano riusciti a fare in pochi mesi. Nell'ambito dei lavori per il nuovo collegamento è stato deviato l'attuale tracciato dell'acquedotto principale di Pesaro. L'intervento, realizzato da Marche Multiservizi, ha richiesto l'impiego di tecniche e tecnologie innovative a basso impatto ambientale. La nuova circonvallazione è dotata di una carreggiata a due corsie e dei più moderni impianti di illuminazione a LED, è lunga 1,5 km e sarà percorsa mediamente da circa 15.000 veicoli al giorno. L'intervento, dal costo complessivo di 6 milioni di euro, rientra nel programma delle opere di Autostrade per l'Italia, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia dell'A14. Oltre alla cosiddetta bretella di Muraglia, aperta nel weekend, sono in programma altri interventi a Pesaro. Abbiamo due macro aree, ci sono una serie di altre bretelle, quindi una serie di altri interventi locali, mi viene in mente Santa Veneranda, mi viene in mente Interquartieri, mi viene in mente la strada Urbinate, sono tutti interventi di cui noi abbiamo completato la progettazione esecutiva e che sono adesso al vaglio del Ministero per l'approvazione, che pensiamo di riuscire a cantierizzare agli inizi dell'anno prossimo. Poi abbiamo il casello di Pesaro Sud, anche questo ha completato il suo iter di progettazione esecutiva, è in questo momento in fase di verifica, la verifica del famoso ex articolo 26 del codice appalti precedente, la verifica da parte di un organismo esterno. Una volta completato questo riusciremo a sottometterlo al Ministero per approvazione. Quindi in entrambi i casi abbiamo una progettazione molto avanzata, finalizzata, e quindi non siamo distanti dall'apertura dei cantieri. Importante anche il contributo della Regione Marche per la realizzazione della nuova viabilità. La Regione ha lavorato con la filiera istituzionale, quindi anche con il Comune di Pesaro, perché questa bretella stradale diventasse realtà, ma ancor più lavorato affinché i 70 milioni di euro iniziali di investimenti diventassero 170 e prevedessero anche il raddoppio dell'Interquartieri, senza il quale la Regione non avrebbe mai firmato una convenzione con Autostrade, perché quel raddoppio è fondamentale, soprattutto in visione degli investimenti che la Giunta Acquaroli ha già deciso per la città di Pesaro. Oltre 270 milioni di investimento che vedranno la luce nei prossimi mesi, che sono stati decisi nei 30 mesi di amministrazione regionale, che vede nella città di Pesaro uno strumento fondamentale di sviluppo economico ma anche di sviluppo turistico proprio nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. Quella di sabato è stata una giornata di festa alla quale hanno partecipato centinaia di pesaresi. All'inaugurazione anche Massimo D'Alema per l'intitolazione della nuova circonvallazione a Enrico Berlinguer. Sono anche molto contento dell'intitolazione a Berlinguer, perché il resto dell'interquartieri è strada Sandro Pertini e completare con Enrico Berlinguer significa dedicare questa grande infrastruttura a due grandi della storia repubblicana, e quindi ogni giorno che ci passeremo avremo l'occasione di ricordarlo.